Ok, siamo verso la conclusione, immagino siamo tutti quanti abbastanza stanchi per il tour, per le tante importanti cose che sono state dette. Cercherò dal canto mio di andare quanto più veloce possibile, di essere efficiente anche in termini di tempo. L'argomento che ho pensato, di cui ho pensato parlare, allora, la sorta dei consensi già raccolti, il marketing, la profilazione, le decisioni automatizzate. Sorvolo che cosa è accaduto, diciamo, negli ultimi tempi, perché tutti sappiamo molto bene che cosa sta succedendo col GDPR. I key topics, diciamo, di questo speech quali potrebbero essere? I consensi raccolti precedentemente al 25 maggio 2018, quando il regolamento diventerà cogente nel panorama europeo. Il marketing, in particolare mi piacerebbe soffermarmi su un considerando che è presente nel regolamento, stranamente presente, sottolineo, poi andiamo a vedere per quale motivo, che è un leggermente criptico ed è rappresentato davvero un mistero, esatto, mi suggerisce giustamente Marco, un vero e proprio mistero. E poi profilazione e decisioni automatizzate, qui li vedete in due bullet separati, ma come dire, l'intenzione è quella di parlare in modo, nello stesso tempo, sia di profilazione che di decisioni automatizzate, perché il regolamento offre spunti davvero interessanti per un ragionamento opportuno all'interno di ogni singola azienda. Allora, andando avanti, i principi che regolano ovviamente il consenso lato decreto legislativo 196/2003, non mi ci soffermo più di tanto, il paradigma lo conosciamo bene, il consenso deve essere espresso, informato, libero, e quindi il colore, diciamo, porpora di libero ha un senso, lo vedremo più avanti, specifico e poi scritto, dato per iscritto, a seconda ovviamente della tipologia di dato che si sta trattando, se è un dato sensibile oppure se stiamo parlando di un dato personale comune o di altro genere. Dunque, la domanda che dovrebbe appunto regolare il primo punto: che cosa succede con riferimento ai consensi, al consenso che io ho raccolto in qualità di titolare del trattamento precedentemente al 25 maggio del 2018, ed in particolare il consenso resta valido? Ora, la risposta è sì, ma ovviamente con un ragionamento che sta dietro. Anche l'autorità garante, nelle linee guida di cui parlava il dottor Caselli poco all'inizio di questo pomeriggio, offrono una lettura ragionata del regolamento parallelamente, parafrasandolo, rispetto agli obblighi a cui siamo ancora, tra virgolette, sottoposti sotto il decreto legislativo 196/2003, i consensi che sono stati raccolti restano validi, nella misura in cui però abbiano tutte quelle caratteristiche che il GDPR individua rispetto al consenso. E in particolare il consenso deve essere esplicito, lo ritroviamo nell'ambito ovviamente dei dati sensibili, in particolare in tre casi: dati sensibili, decisioni automatizzate e trasferimento all'estero, dove per esplicito si deve intendere un consenso che non sia desumibile da un comportamento meramente concludente, quindi è cosa ben diversa rispetto ad un consenso espresso, che potrebbe invece anche essere ad esempio espresso per il tramite di un comportamento concludente. Quindi nel caso dell'espressione del consenso, l'inazione non avrebbe alcun tipo di ragione d'essere. Deve essere dimostrabile, quindi ciascun titolare deve essere in grado di saperlo dimostrare, deve essere informato, quindi deve essere ovviamente preceduto da un'idonea informativa, deve essere libero, quindi deve essere scevro da una qualsiasi tipo di coercizione o di condizionamento, inequivocabile, nel senso che deve essere facilmente desumibile il fatto che il consenso sia stato prestato e a che cosa ci si riferisca, e poi deve essere specifico, quindi deve essere un consenso granulare che, a seconda della finalità del trattamento che io, come dire, come titolare del trattamento voglio porre in essere, prevede una raccolta di consenso, ove il consenso debba intendersi il legal ground opportuno. Qui, come dire, guardando il paradigma di come il consenso dovrebbe essere raccolto sotto il GDPR, io non vedo molta difficoltà lato nostro rispetto ai consensi che, se sono stati acquisiti fino ad oggi correttamente sotto il decreto legislativo 196/2003, possono per l'appunto valere ancora.
È molto probabile, ad esempio, forse alcuni oneri che sono previsti per i titolari dal decreto legislativo 196-2003 sono anche maggiori rispetto a quello che prevede il regolamento. Ad esempio, la dimostrabilità in generale a cui si riferisce il regolamento, per noi diciamo, ai sensi dell'articolo 23 è previsto l'obbligo di documentare per iscritto il consenso prestato o di prestarlo appunto per iscritto con riferimento ai dati sensibili. Ecco, forse chi avrà maggiori difficoltà in questa transizione e nel comprendere la valenza dei consensi raccolti precedentemente sarà qualche altra giurisdizione europea che invece non aveva adottato un paradigma così folto rispetto alle condizioni di validità del consenso, in particolare ad esempio alla granularità, alla specificità del consenso. Conosciamo alcune legislazioni europee dove ad esempio il consenso per marketing e profilazione, che sono due finalità verosimilmente diverse, può essere uno ed unico per entrambe. Quindi forse la difficoltà maggiore sarà per qualcun altro. Lato ovviamente nostro dovremo sicuramente la riflessione interna che bisognerà fare è andare ad interrogare i nostri database per comprendere che cosa abbiamo in pancia, se è stato raccolto correttamente nel corso degli anni ai sensi della normativa e comprendere se la corretta raccolta faccia il paio con l'attuale quadro legislativo europeo. La durata della conservazione? La durata della conservazione rappresenta sulla durata della conservazione è un obbligo ovviamente in lato informativo, tuttavia perché il consenso riguarda proprio la retention del dato, quindi per quanto tempo lo conservo non rientra nel come ho raccolto il consenso, ma nel come tratto il dato dopo aver raccolto il consenso. La conservazione rappresenta una tipologia di trattamento, ergo io dovrò strutturarmi in modo tale da prevedere per ogni specifica finalità tipologia di trattamento un periodo di conservazione ad hoc. Giustamente questa osservazione è giusta la sua, perché questo ad oggi, tranne che per specifici campi, non è propriamente previsto. E se posso rielaborare la domanda, ma il fatto di dover dare ulteriori elementi informativi senza il regolamento, quindi di dover integrare l'informativa, okay, questo ha una qualche conseguenza sul consenso o no? Allora, già acquisito. No, certamente. Gli obblighi informativi ulteriori. Allora, partiamo da un presupposto per cui l'informativa non è mai un qualcosa di statico, non è mai qualcosa di statico, ma è un qualcosa che è in continua evoluzione. E quando cambia qualcosa rispetto al trattamento tout court, io devo comunque mettere a conoscenza gli interessati se e in che misura è cambiato qualcosa. Rispetto agli obblighi informativi, Io personalmente vedo una aggiunta di informazioni che devono essere rese note, cosa che i più bravi, i primi della classe in parte già fanno, tra virgolette. Ma se da queste informazioni ulteriori che vengono immesse nel documento informativo, che è propedeutico all'acquisizione del consenso, non sussiste qualcosa che va a spostare proprio il peso del consenso prestato, quindi mi riferisco ad esempio a una modalità di trattamento che è diversa, una finalità che è diversa, allora il consenso raccolto precedentemente a mio avviso potrebbe ben restare valido, ancorché l'informativa dovrà necessariamente essere aggiornata. Non so se ho risposto così alla domanda. Perfetto. Non so perché sono andato troppo avanti. Ok, qui. Allora, il secondo argomento, il marketing. Prima, come vi ricordate, nel paradigma di come bisogna raccogliere il consenso e di come deve essere il consenso, era presente una parola appunto sottolineata in rosso, che era il consenso libero. Lato marketing, noi conosciamo molto bene qual è l'approccio in particolare dell'autorità garante, che è stato reso noto in più di un provvedimento, oltre che generale anche provvedimenti specifici ulteriori e relativi a diverse tipologie di business. Il consenso deve essere sempre libero, il che significa che è una decisione volontaria presa da una persona in pieno possesso delle sue facoltà e senza alcuna forma di coercizione sociale, finanziaria, psicologica o d'altro tipo.
Quindi la conseguenza qual è? Che non è possibile condizionare l'accesso ad esempio ad un determinato servizio al rilascio di un consenso al marketing, possiamo aggiungere anche alla profilazione, quindi ricezione di comunicazione commerciale e profilazione, dal momento che stiamo parlando di finalità del trattamento che sono generalmente considerate come ultronee rispetto al trattamento del dato relativo alla fornitura di un determinato servizio, e quindi deve essere data la possibilità al singolo interessato di poter prestare o meno il consenso e quindi di poter essere o meno sottoposto a profilazione o inserito nel CRM per ricevere le comunicazioni commerciali. C'è un nuovo spunto che viene offerto dal GDPR ed è il veramente difficile da interpretare considerando 47, dove al culmine di una serie di, diciamo, di un discorso molto più ampio proprio sul legittimo interesse, il legislatore europeo ci invita a riflettere sul fatto che può essere considerato legittimo interesse trattare i dati personali per finalità di marketing diretto. Allora, questo rappresenta effettivamente un qualcosa rispetto al quale non siamo abituati a ragionare in questi termini, quindi a pensare che una finalità di trattamento come il marketing, come le comunicazioni commerciali, possa arrivare ad essere considerata come un interesse legittimo del titolare del trattamento. Ma voglio dire qualche cosa in più. Prima cosa, questa previsione non avrebbe ragion d'essere all'interno di questo regolamento. Perché questo? Perché noi sappiamo il codice privacy, come diceva giustamente il dottor Caselli, ci sono alcune parti speciali, tra cui quella relativa alle comunicazioni elettroniche, che sono ovviamente state inserite nel codice privacy alla luce di direttiva ad hoc, che esulano dalla 9546, che è la direttiva madre. Mi riferisco alla direttiva 2258/CE, che in teoria dovrebbe essere abrogata con l'entrata in vigore, si spera entro lo stesso 25 maggio 2018, dell'e-privacy regulation. Quindi è già molto particolare vedere una simile considerazione e un simile ragionamento del legislatore all'interno del testo normativo di cui stiamo parlando, del GDPR. Seconda cosa, è presente solo all'interno di un considerando, non la ritroviamo all'interno del testo, all'interno di alcun articolo, e quindi questo depone a favore del fatto che forse è stato troppo zelante il legislatore, o forse voleva dire qualcosa che specificherà meglio nelle privacy regulation, ma a quanto pare non era questo il punto in cui doveva essere inserita questa previsione. E un'altra cosa importante è che, ve l'ho sottolineato, è una possibilità che viene rimessa ovviamente alla valutazione, sì, questo è chiaro, del titolare del trattamento, perché può essere considerato, non deve essere considerato. Ovviamente è necessario fare un coordinamento con l'articolo 16 della bozza di privacy regulation e dei considerando 33 a 35 della stessa proposta, perché prevedono sicuramente qualcosa di molto interessante, ma che in un qualche modo non è in linea con questo considerato 47, posto che la regola generale che prevede l'articolo 16 dell'e-privacy regulation è che qualsiasi comunicazione commerciale veicolata attraverso servizi electronic communication services, servizi di comunicazione elettronica, deve generalmente passare per il consenso dell'interessato. E non sembrerebbero essere presenti grosse aperture lato legittimo interesse, quindi questo ci dovrebbe aiutare a ragionare, a comprendere un pochino meglio. Tuttavia, vorrei provare a buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di immaginare perché il legislatore europeo nel GDPR possa aver immesso questa previsione che ci porta a ragionare. Alla luce di tutti quanti gli obblighi che vigono a cui ovviamente deve rispettare il titolare del trattamento, che possiamo riassumere nell'obbligo di accountability, che è l'obbligo, diciamo, generale su cui si fonda tutto il regolamento,
Io non vorrei buttarmi ferocemente contro questo considerando 47, dicendo che sicuramente il legislatore è stato troppo zelante, quindi, ma quando mai il marketing potrebbe essere considerato un legittimo interesse del titolare. Tuttavia potrei invece provare ad immaginare come il titolare potrebbe effettivamente arrivare a considerarlo tale, il marketing diretto. E quindi se il titolare ha effettuato in concreto una valutazione del proprio legittimo interesse, questo legittimo interesse è risultato prevalente rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali degli individui, quindi rispetto agli altri interessi degli individui, si sia tenuto sicuramente in considerazione, e l'articolo considerando 47 ne parla molto, delle ragionevoli aspettative che potrebbe avere l'interessato rispetto anche al rapporto che sussiste con il titolare, ed ancora vengano fornite ovviamente agli interessati tutte le informazioni opportune in merito al fatto che il trattamento dei loro dati per finalità di marketing diretto viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare e che ovviamente l'interessato ha diritto di opporsi a questo trattamento, così come richiede per l'appunto lo stesso GDPR con riferimento ai trattamenti che si fondano su questo legal ground. Quindi potremmo provare ad immaginare qualcosa del genere. Sicuramente posto che l'attuale bozza di privacy regulation prevede in generale un consenso ad hoc rispetto, un consenso quindi specifico rispetto al trattamento per finalità di marketing, quindi di invio di comunicazioni commerciali, quello che io mi aspetterei è che arrivi qualche delucidazione importante da parte della nostra autorità piuttosto che del comitato in merito a come dobbiamo considerare questo tipo di affermazione del legislatore europeo, quindi questo considerando 47. Io cerco di andare avanti veloce per non soffermarci, per non perdere troppo tempo. Siamo arrivati alla questione un po' più clou di questo momento, vale a dire la profilazione delle decisioni automatizzate. Perché parlare di profilazione di decisioni automatizzate? Perché cosa molto importante è che finalmente, perlomeno così mi viene da dire da italiano, abbiamo un'effettiva definizione di profilazione che negli ultimi anni, nel 2015, sicuramente il Garante ci aveva fornito uno spunto molto interessante sulla definizione di profilazione con riferimento al provvedimento generale sulla profilazione online, ma una vera e propria definizione generale di profilazione la troviamo all'articolo 4, paragrafo 4, appunto del regolamento, dove si deve intendere, a detta del legislatore, una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati appunto per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, situazione economica, la salute, le preferenze personali e così via. Tuttavia, nel regolamento sono presenti diverse disposizioni che invece richiamano il concetto di decisioni automatizzate, inclusa la profilazione, ma vediamo in che senso viene inclusa la profilazione. Tuttavia, però, queste decisioni automatizzate non sono definite. Ciononostante, una definizione che possiamo eventualmente ipotizzare insieme è che non esiste, potrebbero intendersi come decisioni automatizzate quelle decisioni del titolare che si fondano su un trattamento automatizzato, tra cui vi rientra anche la profilazione, dei dati personali. Quindi, a mio avviso, la profilazione non rientra nel concetto di decisioni automatizzate, ma rientra fondamentalmente nel concetto di trattamento automatizzato. Dunque, la profilazione, come vi stavo dicendo, è assolutamente un concetto diverso. Stiamo parlando da un lato profilazione di trattamento automatizzato volta a valutare, analizzare, a prevedere determinati aspetti relativi a una persona fisica, dall'altro lato la decisione automatizzata che invece è un trattamento automatizzato su cui si fonda una decisione del titolare. È probabile che io possa mettere in piedi un processo un processo decisionale che si basa su un trattamento automatizzato, ma non è detto per forza di cose che quel trattamento automatizzato debba configurarsi con una profilazione. Qualcuno potrebbe dirmi: ok Adriano, forse però ti è sfuggito l'articolo 22 del regolamento.
e per questo mi fa piacere analizzarlo insieme. L'articolo 22 ci dice che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, inciso, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano, coincide in modo analogo significativamente sulla sua persona, a meno che la decisione, io prendo in considerazione oggi soprattutto due delle tre lettere, si basi o sul consenso esplicito dell'interessato riguarda l'esecuzione o la conclusione di un contratto. Ora, qui notiamo subito che l'articolo 22 introduce una restrizione. Una restrizione che riguarda in particolare però le decisioni automatizzate, che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo nei confronti della persona i cui dati sono trattati. Questa restrizione però non dobbiamo considerarla tale anche con riferimento alla profilazione to cure, perché come dicevamo prima, per l'appunto, la profilazione è sì un trattamento automatizzato, ma non anche è sempre la base di una decisione automatizzata. Non è sempre la base. Dunque, proviamo a fare un esempio. L'esempio che è previsto proprio nel considerando 71 relativamente alla domanda di credito online, dove ad esempio una decisione automatizzata che incide in modo ovviamente significativo e rilevante su una determinata persona può essere quella relativa al diniego rispetto ad una richiesta di credito che viene fatta da parte di un determinato soggetto. Ecco, in questo caso la decisione, diciamo in questo esempio, guardando al profilo creditizio di un individuo, se il titolare decide se in che misura concedere un determinato prestito, e la decisione qui sarà proprio il concedere o meno il prestito, mentre invece il profilo dell'individuo è quello che verrà utilizzato ovviamente per basare la decisione stessa. Dunque la decisione ovviamente non può essere avvicinata alla profilazione in un certo senso, perché è una diretta conseguenza, ma non sempre ovviamente il trattamento automatizzato su cui si basa una decisione deve essere la profilazione stessa. Se questo potesse essere diciamo ancora poco chiaro, a mio avviso possiamo leggere insieme il considerando 71 che ce lo fa comprendere, a mio avviso, in modo più chiaro, e considerando spesso sono uno strumento di utile lettura e comprensione e ragionamento sul testo di legge nel suo complesso. Il considerando 71 ci dice che l'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto ad una decisione che possa includere una misura che valuti aspetti personali di cui lo riguardano e che sia basata, sempre la decisione, unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano e incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale trattamento, attenzione, il trattamento non è la decisione, ma è il trattamento automatizzato sottolineato in rosso, comprende la profilazione. Non è la profilazione, ma la comprende. Quindi è probabile che se io metto in piedi un trattamento che si basa sulla profilazione e culmina in una decisione automatizzata che abbia questi ovviamente risultati sulla sfera giuridica e personale del singolo, allora sicuramente il considerando 71 e gli articoli che abbiamo visto prima si applicheranno a questa fattispecie. Io vorrei riassumere il tutto anche con questa slide che ci aiuta a comprendere quindi da dove siamo partiti e che cosa abbiamo compreso. Per me bisogna individuare anche una terza tipologia di trattamento automatizzato, una terza tipologia sì, di trattamento automatizzato, in particolare una decisione automatizzata, vale a dire possiamo avere una profilazione che è un trattamento automatizzato volto a valutare, analizzare, prevedere determinati aspetti relativi a una persona fisica. Che è diversa da una decisione automatizzata, che è un trattamento automatizzato su cui si fonda la decisione del titolare, che a sua volta è ancora diverso da una decisione automatizzata che invece produce effetti giuridici nei confronti di una determinata persona o effetti che incidono significativamente sulla sua sfera personale. Qual è la diretta conseguenza di questo ragionamento e di questa tripartizione? Che se dunque la profilazione non si configura come un trattamento automatizzato su cui fondare una decisione del titolare tale da produrre effetti giuridici che riguardano gli interessati o che incidono significativamente sulla sua persona,
Gli articoli che abbiamo visto prima, il 22 e il 13.2 lettera F, che adesso un minimo su cui mi soffermo, del regolamento non trovano applicazione. Quindi, se la profilazione non si configura come una decisione automatizzata che incide sulla persona, non esiste una restrizione generale nei confronti di questo trattamento, come prima cosa. Non deve per forza di cose fondarsi sul consenso dell'interessato o sull'adempimento di un obbligo contrattuale o la conclusione di un contratto, né, a mio avviso, si deve rendere l'informativa edotto l'interessato rispetto alla logica utilizzata per effettuare il trattamento automatizzato. Perché ci ricordiamo, lo prendo un attimino giusto perché non l'ho letto, che il 13.2 dice che l'informativa dovrà indicare l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e 4, e almeno in tali casi informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza delle conseguenze previste. Ecco, dunque non si dovrebbero applicare all'autoprofilazione to cure queste tipologie di questi requirements. Quindi, per quanto concerne la base giuridica del trattamento, l'ho già detto, non deve essere per forza di cose il consenso o le altre due che sono previste dall'articolo 22 primo comma, ma allora la profilazione mi rientra nell'articolo 6, che prevede le condizioni per ovviamente il legal ground su cui poter fondare un determinato trattamento, e dove ritroviamo anche l'interesse legittimo. Quindi, perché no, si può assolutamente far ricadere la profilazione all'interno di questo. Se non siamo ancora convinti, vorrei farvi leggere questo passaggio dell'articolo 21 del regolamento, che è sul diritto di opposizione, dove ci dice il legislatore europeo che l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera E o F, e una di queste due appunto è l'interesse legittimo con legal ground, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Voglio fare soltanto un esempio su questo punto, poi ho concluso. Mi veniva da pensare, io ad esempio ogni tanto mi diletto, ma alzi la mano e scagli per primo la pietra a chi non lo fa, a giocare con il tablet. Ora, sono un po' nostalgico, mi sono scaricato Mortal Kombat, magari qualcuno se lo ricorda, infatti sento che Marco giustamente sorride perché magari siamo della stessa generazione e passavamo il tempo a prendere a calci le macchinette delle sala giochi per giocare a Mortal Kombat quando ovviamente perdevamo. E, in una funzione di questa applicazione, che ovviamente il gioco funziona soltanto se hai una connessione a internet, che cosa succede? Che tu puoi creare la tua fazione di combattenti. Ora perdonatemi la digressione, però è simpatico e ci vuole aiutare a comprendere un caso pratico. Tu puoi determinare la formazione dei tuoi combattenti e andare a giocare online sfidando qualcun altro, ma non lo scegli tu chi sfidare. Che cosa accade dunque? Io scelgo tre combattenti che hanno una determinata, diciamo, abilità nel combattimento, magari c'è la mezza cartuccia, c'è il guru e poi c'è il maestro sacro. A seconda, diciamo, della fazione che vado a creare, che da 0 a 100 magari può pesare 60, automaticamente l'applicazione mi restituisce un altro giocatore, che sarà magari Marco Leone da Roma, che ha una formazione simile. Ora, perché vi faccio questo esempio? Perché questo effettivamente è a tutti gli effetti un trattamento automatizzato. Quindi io prendo delle informazioni che, va bene, non, diciamo, sono indirettamente identificative di Adriano, ma comunque sono informazioni, sono dati personali perché riguardano i dati di gioco di Adriano, legati ad un account, e che cosa faccio? A seconda della richiesta, dell'input di Adriano, io gli trovo, tramite un algoritmo ovviamente che interrogherà il grosso database di Mortal Kombat e sceglierà la fazione, io gli troverò la fazione giusta per misurarsi, affinché non vada incontro magari ha una fazione troppo forte con cui non avrebbe assolutamente probabilità di vincere. Questo è un trattamento automatizzato. A mio avviso, alla base, come dire, non mi sembra ci sia, potrebbe esserci sì una profilazione, ma quello che vi voglio invitare a vedere è che è un trattamento automatizzato, potrebbe essere una profilazione, ma la decisione, diciamo, di giocare contro un altro soggetto, contro un'altra fazione, non è una decisione che
e ve la prende il titolare, ma non è una decisione che incide sulla mia sfera giuridica, sulla mia, sui miei diritti e libertà fondamentali, no, assolutamente. E quindi a mio avviso, ovviamente non rientra nell'articolo 22, primo comma, non è una decisione che incide in quel senso. E così potremmo interrogarci e fare un esercizio, ovviamente all'interno del nostro business, rispetto ai vari trattamenti che abbiamo in pancia, per comprendere e fino in fondo lì dove, che cosa sto mettendo in piedi, che cosa ho messo in piedi e quali alternative in termini di legal grounds io ho. Quindi non focalizziamoci, non fossilizziamoci sul dato normativo che potrebbe essere a tratti fuorviante, ma ragioniamo invece per concetti e a mio avviso ricordiamoci che ci può essere una, quando parliamo di decisioni automatizzate, ci può essere questo paradigma che trovate dietro il mio testone. Detto questo io ho concluso, spero di non avervi tediato oltremodo e ringrazio tutti. Grazie Adriano, grazie per la bella presentazione. Prima di venire alle domande io vorrei invitare a prendere la parola il dottor Raffaele Barberio, che è fondatore del sito Key4Biz, presidente di Privacy Italia, che ci illustrerà una iniziativa che appunto l'associazione Privacy Italia intende portare avanti. Dopodiché veniamo alle domande e poi alle conclusioni.